Allora, buon pomeriggio e benvenuti all'incontro di oggi. Vorrei prima di tutto dare un grande ringraziamento a un'industria e nella persona del suo vicepresidente, presidente Aurelio Regina, che è anche vicepresidente di Confindustria, per la collaborazione e l'organizzazione di questo evento. Naturalmente un grazie anche al nostro ospite d'onore, che è il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente di IMSS. E iniziamo i lavori prendendo in esame il case study che ha svolto il professor Umberto Bertelet del Politecnico di Milano e pubblicato anche su Harvard Business Review, che avete nelle vostre mani. E poi abbiamo chiesto anche l'opinione di alcuni autorevoli esponenti del mondo accademico e imprenditoriale. Infatti sono qui presenti Mauro Marè, che è ordinario di Scienza delle Finanze dell'Università di Viterbo e presidente del MEFOP, che si occupa dello sviluppo del mercato dei fondi pensione. Felice Roberto Rizzuti, che è ordinario di Economia Politica alla Sapienza, e Flavio Valeri, che è il Chief Country Officer di Deutsche Bank. A condurre i lavori sarà il dottor Enrico Sasson, a cui ora passo la parola. Grazie, grazie Patrizia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Il tema di oggi è un tema importante che ci riguarda tutti molto da vicino, sia nel piccolo che nel grande, nel piccolo della nostra situazione personale, nel grande di quella che è la situazione del Paese. Prima di introdurre i lavori sotto il profilo di quello che sarà poi il merito delle cose, ringrazio a mia volta il Presidente Regina e gli do la parola per un saluto iniziale. Prego. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, benvenuti. Sono molto grato di essere qui e di parlare di questo tema importante che peraltro si inserisce molto bene nel dibattito di questi giorni. In questi giorni il decreto legge sulla spending review in qualche modo mette all'attenzione il tema dell'efficienza della pubblica amministrazione, il tema della qualità dei servizi più in generale. Io ringrazio molto mio amico Mastrapasqua per essere qui per raccontarci questo caso di eccellenza nella pubblica amministrazione, e così come tutti i relatori che oggi sono presenti. Permetto solo di spendere qualche parola, visto il clima e i temi che in questo momento, anche come Confindustria, stiamo affrontando sui temi dell'efficienza, della semplificazione amministrativa, per sottolineare rispetto all'azione del governo messo in atto proprio in questi giorni nell'ambito appunto della spending review, come riteniamo positiva l'azione e l'orientamento che il governo ha intrapreso con tale decreto. È una decisione importante di rivisitare e di revisionare sistematicamente i singoli capitoli di spesa pubblica per vedere ciò che può essere tagliato, che cosa può essere razionalizzato, eliminare gli sprechi, le inefficienze, una direzione sulla quale Confindustria aveva da intrapreso da tempo un'azione specifica. È un'azione che abbiamo anche sottolineato, deve essere un'azione continua, non si può limitare a un decreto specifico o ad alcune serie di attività, ma è un'azione e un processo che deve essere considerato in una fase continuativa. Le aziende operano processi di spending review in questa maniera, esaminando e razionalizzando costi in una fase continua, e così dovrebbe fare la pubblica amministrazione, cioè considerare un esercizio permanente sia delle amministrazioni che dei governi. E questo va sottolineato perché ci auguriamo che questo decreto in qualche forma sia un primo pezzo di un'azione più consolidata, che non solo questo governo dovrà fare nei mesi di vita che gli rimangono, ma deve essere un'azione continuativa di base anche per coloro che verranno dopo questo governo. Ed è importante perché